Successo e partecipazione a Monterosso per la festa del basket che ha coinvolto tante realtà calabresi. Momento cruciale è la presentazione della Viola Basket, squadra simbolo della pallacanestro calabrese che ha segnato la storia del basket italiano. I cestisti della Viola hanno accolto i piccoli del mini basket dello stesso team, nonché le giovanili di Vibo Valentia, Pizzo e Soverato. Presente all'evento anche il vescovo della diocesi, Monsignor Attilio Nostro, grande appassionato di pallacanestro nonché ex cestista. Il vescovo ha dispensato numerosi consigli ai più piccoli, in primis quello di saper fare squadra. I campioni della Viola poi non hanno mancato di visitare lo splendido borgo Monterossino, rimanendone colpiti dalle bellezze architettoniche. Oggi è stata una bellissima esperienza, i nostri ragazzi si sono divertiti, hanno visto i giocatori della Viola che per loro è un sogno, come è stato per noi quando eravamo ragazzi e partivamo da Soverato con i pullman per andare a vedere la mitica squadra di Garrett, Volkov, Tolotti, Bullara, Santoro, eccetera, eccetera. Quindi loro sono cresciuti con questo mito e quindi per loro si sono molto divertiti. Oggi è stata una giornata meravigliosa per i ragazzi, per i genitori, per noi allenatori, perché poter vedere la Viola presentata nella nostra provincia è un qualcosa di spettacolare, è un sogno fra virgolette che io avevo da bambino. Io sono messinese, però riuscire a vedere la Viola da vicino e poterla vivere così, e speriamo anche che possa tornare a essere quella che era una volta, è una grande cosa. Per il resto io ringrazio il sindaco di Monterosso per la giornata, per l'invito che ci fa sempre ogni anno. Sta nascendo una bella collaborazione fra le realtà, piccole realtà di pallacanestro locali con il comune di Monterosso. Speriamo di riuscire a organizzare anche altri eventi belli per poter far divertire i ragazzi, perché questa è veramente, fra oggi è stata una bella esperienza per i ragazzi, soprattutto perché hanno potuto vedere giocatori già completi che magari possono servire da spunta a loro per poter crescere sempre di più. E avere qui la Viola nella nostra provincia è stata una cosa incredibile, un onore pazzesco. Mi ricordo io quando ho fatto un allenamento che sono stato lì a Reggio, il sogno era quello, quindi per i nostri ragazzi vedere questi giocatori è stato essenziale, soprattutto in questo momento che il basket giovanile diciamo era un pochino morto qui da noi. Noi abbiamo voluto a tutti i costi ricominciare, a Pizzo abbiamo fatto un campetto nuovo proprio a disposizione dei nostri ragazzi ed è bello poter giocare con tutte queste realtà e dare la possibilità ai nostri atleti di confrontarsi con loro, ecco.